come che quello che non lo so, perché non mi sono prima la scelta. Allora, buonasera, benvenuti a tutti a questa bellissima iniziativa sull'epica leggendaria del Kosovo che ha curato Nicola Scaldatelli, che seduto qui alla mia destra e che poi si introdurrà scientificamente i lavori ma anche i colleghi che siedono a questo tavolo. Giusto due parole per salutare e dire anche quanto sia contento di questo progetto. Pensavo proprio mentre stavo venendo qui che io, studente di conservatorio, mi sono avvicinato all'etnomusicologia conoscendo Diego Carpitella e sono arrivato all'università e il primo libro che mi ha fatto studiare era Cultura orale, civiltà della scrittura di Havelock, Preface to Plato. E per me all'inizio, venendo dal conservatorio, mi sembrava strano che un professore di etnomusicologia mi facesse studiare qualcosa che riguardava la cultura classica greca. E poi invece ho capito quanto era importante il discorso sull'oralità, sulla scrittura, la transizione da una mentalità orale a una civiltà della scrittura, delle riflessioni di questo tipo che ci accompagnano ancora oggi. E quindi, come vedete, è un argomento che sta proprio alla base, al cuore dei nostri studi. E quindi sono molto contento che da questo giornata si possa tornare a riflettere, perché l'epica certo è poesia e molto spesso viene considerata in questa maniera, ma intanto, come vedremo oggi tutta la giornata, è poesia cantata, quindi abbiamo un'unione di un aspetto sonoro e musicale e quello diciamo così metrico letterario, ma poi c'è anche un altro aspetto. C'è anche l'aspetto della performance, cioè diciamo di un contesto di esecuzione che è altrettanto importante. E quindi diciamo che riflettere su queste cose ha un'importanza molto più grande del caso specifico, che pure è molto interessante. Interessante anche perché proprio nei Balcani è un po' nato questo studio sull'oralità dell'epica, che metteva in confronto le pratiche contemporanee appunto con quelle dell'antichità classica, con questi grandi studi di Lord e Milman Perry che oggi anche verranno ricordati e presentati. Quindi da questo punto di vista mi sembra un progetto di grande ricchezza. Sono contento anche appunto di questa collaborazione che abbiamo stabilito con l'Università di Harvard per questo progetto, così come anche con l'Università di Venezia, perché ogni volta che noi possiamo in qualche modo dialogare, collaborare con l'Università di Venezia, con le istituzioni cittadine, anche con le scuole, siamo solo che felici, perché penso che un ruolo anche di questo istituto sia proprio quello di poter dialogare e mettere a disposizione diciamo della città delle risorse che per noi sono importanti e cui teniamo. E un'altra cosa, finisco, che vorrei dire è
anche che sono molto contento che con l'istituto possiamo dare spazio a ricerche e progetti di colleghi e amici italiani che tanto lavorano anche fuori d'Italia su delle ricerche interessanti in un contesto internazionale. L'ultima cosa prima di lasciare la parola a Nicola Scaltaferri è quella che, come spesso cerchiamo di fare, uniamo un momento di riflessione scientifica, di considerazioni di tipo scientifico sulla ricerca, al momento invece della performance, al momento dello spettacolo. Penso che sia una combinazione importante perché le due cose si alimentano a vicenda. Non è che proponiamo un concerto solo come intrattenimento, ma dato che facciamo musica, per noi è importante che anche il momento scientifico e di riflessione si combini poi al ascoltare e vedere quello di cui si parla. Quindi ringrazio moltissimo gli ospiti che sono qui a questo tavolo, ospiti illustri che vengono anche da lontano, come il professor Helber e come il professor Nezzini, e anche quelli che vengono più da vicino, e lascio senz'altro subito la parola al professor Cingano. Grazie, io posso che ringraziare per queste gentili parole che hanno colto il senso dell'iniziativa e che vedono in questa felice sinergia tra università vicine e lontane di vari paesi e anche tra studiosi di varie formazioni una possibilità di incontro che darà anche luogo a una performance. Quindi per certi aspetti noi copriamo oggi le varie modalità di interpretazione, studio, discussione sui testi in cui seguirà una messa in atto che è un avvenimento piuttosto raro al giorno d'oggi, quindi penso che ci sia parecchio interesse intorno a questo. Il mio ruolo è quello di è una discussione multilingue che avverrà in albanese, in inglese, in italiano, e quindi io e Nicola Scaltaferri ci incaricheremo di mediare tra le varie lingue. Sarà soprattutto in inglese, ma cercheremo di dare un riassunto di coglie di punti, e a seconda poi del tempo che rimane saremo anche lieti, perché abbiamo appunto le scadenze con quanto viene dopo, saremo lieti di accogliere domande da parte del pubblico che eventualmente possiamo tradurre nelle lingue altre. E adesso cedo la parola a Nicola Scaltaferri. Grazie mille, grazie al professor Giuliati per la sua introduzione, per aver anche ospitato questa iniziativa, e credo che sia veramente molto appropriata all'interno della sede dell'Istituto di Studi Musicali l'idea, diciamo, di una prospettiva comparata, ecco, trattare l'argomento dell'etica, ovviamente siamo in presenza di uno dei nuclei più importanti. Faccio una domanda: con l'inglese come ve la cavate? Così, giusto per il laugh, se parliamo l'inglese bellico facendo delle sintesi va bene? Ok, perché abbiamo il professor Helmer e quindi uniformiamo i linguaggi. Il professor Nezzini parlerà in albanese, ma io lo produrrò io in italiano, quindi su questo non preoccupatevi, ecco, ci sarà una traduzione. So maybe we can switch to English, very, very basic English, so we can also interact with the guests. And thank you very much for coming. It's a great pleasure to have so many students listening to this seminar. And we will move between the leading epic today. So the topic is the Albanian epic from Kosovo. We will attend to the concert later with two fantastic singers playing and singing some leading performance. But let's start now with a very important topic, which is the Main Montana Collection. Professor Giuliati was really mentioning this important research, which was focusing
switching from the classic epics to the living tradition in the 30s. So I will later, Professor Hammer, who is the curator of the Menlo-Berry Collection from Harvard University, I think that will introduce more specifically some theme about this issue in the, I think, from a very authoritative perspective. So now I was just to start with this project of the publication of the Albanian materials of the Menlo-Berry Collection, because a part of the fieldwork done by Menlo-Berry and Albert Locke in the 30s was related to some Albanian materials. They for many years has never been published. So now, in the last years, we started a project for the publication of this material, and Professor Neziri is also involved, and with the international team with Professor Victor Friedman and Professor John Colstein, who actually was a student of Albert Locke. So we just finished in the last month this project, and this book is forthcoming. And in this project of publication, we have really many materials. We have the catalogs of this collection. It includes recordings. Professor Giuliani was telling that we are speaking about poetry, but poetry is sung, so we are speaking about songs. And one important element of the collection actually is the recording of the songs. So part of the collection is song, and another part of the collection, in another part we have transcriptions, the text taken under dictation. So this is a very important issue because it touches directly the idea of the textualization of a living tradition. So, and maybe later, I think that in the discussion we will deal with this point. So, in this project we have the catalogs, we have many, we have an anthology of different materials collected, and we have also many materials with ethnographic interest. So, I can show you now some pictures from the fieldwork in the 30s about the epics in the Balkans. So we have the work has been done by many scholars who moved to the Balkans because they were interested in discovering the mechanism of the orality, the mechanism of composing the poems. So you can see here in this picture the equipment they were used in recording in the field during the fieldwork. And you can see here one of the most important singers, Simon Bialin. He was a bilingual singer. Professor Singer was telling that actually this will be a multilingual presentation today. And this is a very important figure of the story because Bialin was a bilingual singer. He was an Albanian and he started when he was 30 years old to speak and to sing into a Slavic language in Bosnia. So was really to manage different languages. And the picture that you see here, they are have been taken by Albert Locke himself in North Albania. So this is material never published. And actually this material has been founded a few years ago in the house of the family of Albert Locke, Maxwell David Herman. It was very, very tough with the family, so very convincing, sorry. So eventually they found all this material. It's really amazing because we can understand that actually they were making a true fieldwork, which is something very close to the anthropological or ethnographical work we are doing today. So we have Homeric scholars, they moved to the field and they were using methodology which is very, very close to our methodology in doing fieldwork today. So pictures of different singers. This is very nice. He's Albert Locke himself dressed with the Albanian costume. And this is a very important church in northern Albania in Fez. Some of the most important singers, Ali Iseni and Sokol Martin. You can find this picture also in the brochure. Because it's a
was a very important singer, and it's if you listen in the concert later to Iseresi, you can see that they could sing much together. So it seems to have the same person after a few decades. So this is also a kind of visual connection which can show us the continuity between this tradition along the time. And a couple of very interesting documents you can see here. There are some transcriptions of Albert Long of the epics. So this is really a kind of form of textualization. He was just picking up from the voice of the singers writing the text. And this is a very interesting picture. He's one of the assistants of Lord writing the text under dictation. So you see, we can really enter the laboratory of the research, of this very, very important research did by Lord Perry and Lord in the 30s. So something who started in the Homeric field but moved to ethnography, to field work, to songs. So Professor Giulietti was mentioning the importance of the songs. We are speaking about sung poetry. And I want to point two sentences of two of the first ethnomusicologists who studied the materials collected by Perry Lord. One was George Herzog, a professor who was teaching at the time in the United States. And this is one of the first important articles about the analysis of the music of the Yugoslav heroic epic folk poetry. He was focusing on the Serbo-Croatian part of the Bajmanberg collection, which is the biggest part of the research. But, so he's making some very important reflections about it. This is a very important point when he writes that the function of the music is to give a structure which the poem as a text does not have. This is a very, very important point. So the music is not a secondary element of the performance, but it's very important because it's able to give something that is not present in the text. And this sometimes is not easy to understand because usually music is very repetitive. We have maybe one melody or two melodies and they are repeated many times. But they are able to give a structure to the poem. And another sentence is this from Bela Bartok. Bartok made also some very, very important transcriptions. And he was really amazed by the variations of the melodies. So apparently we have something which is very monotonous. But if we start to focus on the variations of the melody, you can find a huge variety. I stress this point especially because when you later listen to the concert, you really can focus on the variation of the melody. The singer is using very few melodies, but he's varying a lot, these melodies. So we have this idea of variation, and Bartok is telling that one could write a whole book on this way of making music. So we are speaking about poetry, but we are speaking about music. And the variation is really one of the key points of this issue. It's clear we need some translation about. It's okay. Faccio un brevissimo resume. Tutti i materiali che vi ho fatto vedere sono relativi appunto alla Bajmanberg Collection dello Study Harvard, questa importante collezione stabilita negli anni 30 da questi due studiosi Perry e Lord, che sono partiti dall'etica omerica, grandi studiosi omerici, per capire i meccanismi di creazione della poesia omerica si sono spostati in una vera e propria ricerca sul campo con l'epica vivente, di cui appunto noi oggi abbiamo alcuni esempi straordinari che ascolteremo dopo il concerto. Poi professor Elmer, che è il curatore della Bajmanberg Collection, chiaramente entrerà più nel merito di questi aspetti anche di ricerca che erano importanti per loro. Le foto che vi ho fatto vedere sono relative alla ricerca, sono due.
documenti molto interessanti che ci dimostrano proprio questa sorta di approccio etnografico quasi usato da questi studiosi, e gli ultimi due elementi che vi ho segnalato sono relativi a due importanti studiosi, Hertel e Barthel, che hanno studiato questi materiali e soprattutto hanno sottolineato l'importanza della musica, che è capace di dare degli elementi che il testo possiede, quindi non è un'adoperazione ma è un qualcosa di strutturato, un qualcosa di molto importante. So I switch again to English, a couple of more things after I can stop. And one is the idea of music that creates something that the text doesn't have. This is one of the transcription of the important singer I was mentioning before, Sadi Ulyanin. So we have very, very few melodies. If you can read the notation, you can recognize that we have something that which is very sample. We can hear something which is very repetitive. But if, for example, we listen and pay attention to the pitch, to the pitches and the speedness, we see that there is a kind of directionality. So he's singing something which is very simple, but increasing the speed along the time. So he's really thinking in terms of a more general structure. So this is one element that he can introduce in the performance. So this can give us an idea of the importance of performance and music in shaping something that is, doesn't belong to the text. I play a very short fragment of Sadi Ulyanin, so you can hear an example of this historical recording of the film. The beginning of the song is very similar to the melody that we will hear later in the concert. So, very simple melody, repeated many times with many variations, and able to give this structure through the performance to the narration of the text. Very last point is the idea of composing in performance, something that can change during the performance. And I play for you now a very short fragment, always by Sadi Ulyanin. This is a very interesting case for scholars, because he's singing, and after he stopped to sing, he started to make a recitation. And in making so, in the Albanian language, he changes completely the meter, switching from 10 syllables to 8 syllables. So it's completely reshaping the structure of the poem, which is completely, it's something which is very, very important. I play for you a fragment. This is the sung version. What was called Marco Stambo, but Umbreti Cocata. But Umbreti Cocata, Trita Vole Carrasu. Trita Vole Carrasu, and Marco Le Carbuyu. So, from singing to reciting, he's changing completely. He's inventing a new text. So it means that really during the performance he's able to shape the text, the structure, not only from the narration, but also from the structural element of the song. A very short resume in Italian. L'esempio vi faccio sentire era di questo famoso cantante, Sadi Ulyanin, il cantante bilingue di cui vi parlavo prima. Per sottolineare questi elementi sottolineati dai due studiosi Herzog e Bartok, per dire che la musica conferisce alla struttura poetica del testo qualcosa che la poesia non ha. Noi stiamo parlando di poemi, ma stiamo parlando di poemi cantabili. Allora, la musica dà una direzionalità,
i frammenti erano questo di un violino che canta delle cose apparentemente ripetitive ma che hanno una sorta di accelerazione progressiva, quindi è proprio l'accelerazione che conferisce una direzionalità al testo, una cosa che noi possiamo capire solo dalla performance musicale, è una cosa che non c'è invece nel testo. E l'ultima cosa riguarda invece questo cambiamento del metro passando dal cantato al recitato, vuol dire che lui nella performance sta ricreando mentalmente un intero processo creativo, quindi sta componendo proprio nel momento della performance. È come se noi, immaginate la Divina Commedia, invece di pensare in identica sillaba, la pensiamo tutta in ottonari, per darvi un'idea, cioè lui sta ricreando, riprocessando tutto. Quindi c'è un'idea proprio di composing, di performance. Queste sono cose che poi noi ritroveremo nel concerto di dopo, dove vedremo appunto il nostro cantore Isa Elesi, del Diegai, che lo vedete qui, e poi lo potrete vedere dal vivo, eseguirà. Questo è proprio il canto, poi ascolteremo per intero. Questi sottotitoli sono in inglese e saranno in italiano, quindi potrete seguire tutto leggermente. Semmai mi ripropongo di entrare dopo su alcuni altri argomenti. Sono Aristofia, maybe later, tipo di Berlin, sono other issues. Adesso, dopo l'intervento di Nicola Scaldaferri, professor Nicola Scaldaferri, passiamo la parola a Zimmer di Ziri dell'Istituto Balneologico Pristina, e conteremo sulla impeccabile traduzione del professor Scaldaferri. Noi ci occuperemo oggi della legge specifica del Kosovo in lingua albanese, che però è presente in un'area molto più vasta, quindi in Albania, però anche in alcune aree del Montenegro, della Macedonia, della Grecia. Tenete presente che stiamo parlando di aree dove la questione dei confini è molto delicata, ci sono delle popolazioni che sono distribuite su un'area molto più vasta rispetto ai loro confini nazionali. Voi mai giudicare e vi chiedete se andare e posti in crescendo. Ecco, la parte cruciale di questa tradizione etica riguarda proprio l'epos dei crescenti, che è quella che dice qui per noi. Filo de pare tendete se posti di crescendo in ante vona, sarsisht nga viti 1897. E l'inizio, diciamo, degli studi su questa tradizione risale, diciamo, antiche, relativamente antica, perché è alla fine dell'Ottocento quando cominciano. In questa maniera studiamo scettare questo studioso Gustav Meyer pubblicato questo lavoro a Vienna, dove per la prima volta raccoglieva anche questa tradizione. Gasper Jacoba Mertori. Invece la prima collezione
mansueta di un canto appartenente a questo ciclo, la Trappella del 1904, è stata pubblicata in Italia da Gaspari Ecola nel 2, questo studio di iniziale. Studimet e posete kreshnikve janë të vitëve 20 të shekullit që shkoi nga profesori Maximilian Lamberts. Negli anni 20 del secolo scorso sono stati fatti studi molto importanti, a cominciare da Maximilian Lamberts, un altro linguista. Molti studiosi di fuori hanno studiato questo fenomeno. Po, studimet e ti kanë gjatë mbi 20 vjet, rreth të studiosi me stazh më të gjatë në studimin e posit e kreshenjve nga të vuajt. Lui si è occupato però tra 20 anni di questo fenomeno e tra gli studiosi stranieri quello che si è occupato più a lungo. Në vitë 30 kemi një interesim andej Atlantikut, pra nga shtetë dhe bashkëpore të Amerikës, saksisht nga Universiteti Harvardit, për cilin foli edhe profesor Nikola. Ecco, negli anni 30 poi c'è questo interesse specifico da parte degli studiosi dell'Università di Harvard, di cui abbiamo parlato anche prima. Po, kësë kohë pra realizohet projekti i Universitetit Harvardit në Balkanin Perëndimor nga profesori Milman Veli me ndihmën e studentit të ri Albert Lord. Perry e Lord, di cui parlavamo prima, sono quelli che si sono occupati nell'ambito di uno studio molto più ampio su tutta la parte balcanica. E io nella collezione, naturalmente, ma temi erano in botte, ku përfshihet edhe eposi shqiptarëve, krahas eposit bosnjan, eposit serb dhe eposit kroat. Ecco, anche lì all'interno di questa collezione che rende più importante del mondo con tutta la parte balcanica, la parte serbo-croata, bosnia e c'è la parte. Fatto il professore David Elmer, tra un compasso fatto in cinque viti 2002, te e mi libro, vengo a collezione, repertorio di questa rilievi, andrà a bashkëpunimi. Ecco, la professore Esibito 2002 ha avuto modo anche di interagire e di collaborare con gli studiosi di questa collezione, in particolare con il professor Elmer. Po këtë e mbrat në vitë 30, kësë kohë kemi disertacion në duar të doktoratës nga Epika Shqiptare, këto poshko në Itali, pra në Universitetin e Padovës. E ancora una volta si ritorna in Italia. Nel 1937 c'è stata la prima disertazione importante fatta all'Università di Padova sulle epiche albanese. Quindi c'è questo filo italiano che ritorna in continuazione. Po pra nga kjo kohë, pra kemi edhe, në thamë disertacioni në parë, në Universitetin e Padovës, dhe pra nga kandidati Ernest Colicchi. Sì, lo studio è Ernest Colicchi, che ha fatto questo importante lavoro per la prima volta. E kjo ishte një historik i shkurtër, deri në luftën e dytë botërore. Në luftën e dytë botërore e këndej, Tirana, pra, punoj shumë, në krye me profesor Zini Sakon dhe Qema Lazia Salin dhe bashkëpunëtorët, dhe krijuat një koleksion shumë të madh, pra ndër koleksionet më të mëdha që janë krijuar në një herë me një mbledhje sistematike në të gjitha vitet shqiptare. Questo riguarda fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi invece ci sono stati molti studi in Albania, perché a quel punto si è formata una tradizione locale con studiosi come Haji Hasani e altri che lui menzionava, che hanno contribuito a creare poi un corpus di testi scritti. Është organizuar një konferencë madhe shkencore ndërkombëtare në vitin 1983 pra për epikën e rike dhe në radhën e konferencave më të mira të mbaj kurateri me sot pra për epikën. E poi ci sono stati vari eventi, tra cui cito questa importante conferenza del 1983 che ha messo per la prima volta il punto proprio sulle epiche in lingua albanese. Prishtina veproi këtë po me profesorin Anton Qeta dhe bashkëpunëtorë të tij dhe po ashtu ka rezultate mjaft të mira, ndërto epika heroike vetëm nga një nëse rëgohës nëzori 15 vëjme ose 100.000 vargje. Ecco, poi, a parte Tirana, bisogna ricordare Prishtina, perché diciamo, è l'altro importante centro in Kosovo che ha dato vita ad importanti studi, come diceva il professor Anton Qeta, una delle figure importanti sempre sull'etica albanese, e lì c'è stato una grossa ricerca, soprattutto sull'area di Rugova, che è quella da cui proviene poi anche i Selesi, cioè, quindi diciamo, è considerato un po' il cuore della tradizione etica al confine con il Montenegro, e lì sono stati raccolti materiali per oltre 100.000 versi, quindi parliamo veramente di un ciclo molto esteso. Per approfondire l'istoria con l'area del Sudimit, Prishtina partoi pas të luftës me dy konferenzat e mbash kancore për kontare, për e posë në Kreshnikve, pra, u kishtë të studiuës e nga Amerika, nga Evropa dhe nga Azija. Kjo konferenzë më bajtë në vitin 2010 dhe për fatë të mirë më rritën që këto materiale edhe dibatojnë në 77 kongresa, pra dhe një referat
me një mirë përshme sa bashkë, pra tekst që të gjitha ka nga verëzime në gjuhën anglese që mund t'i përdore në dhe studiusit që nuk me njohën nga gjuhën shqipe. Pristina ha avuto un ruolo fondamentale, diciamo, nella fissazione e testualizzazione anche di questa tradizione, promuovendo anche la conferenza più importante nel 2010 dedicata proprio alla tradizione del ciclo di Krishnit, che è quello da cui verrà anche il canto che ascolteremo dopo. Ed è stato un grande evento scientifico con la presenza di 77 studiosi provenienti da varie parti del mondo che hanno scritto in varie lingue. Recentemente c'è stata la pubblicazione degli atti. Në qënë se kjo është e posi hëri ndër të fundit në Evropë, pra që janë të gjallë, përveç formës librore, formës arkivore, pra është edhe forme e gjallë, dhe ne kemi një projekt nga viti 2009 që e posi i Kreshnikëve pra të registrohet si vlerë pra e vlerë ndërkulturore, pra vlerë e trashëgimisë botërore të njerëzimit, pra në UNESCO. Parlando è probabilmente una delle più importanti delle tradizioni viventi oggi al mondo, quindi una cosa di grande importanza che ha attratto sempre tantissimo interesse, aggiungo io, anche per queste connessioni con tutta la ricerca di Perry Lord, che quindi ci rinvia anche alla questione medica, questo per creare diciamo, un po' la connessione. Una cosa molto importante, diceva la professor Nesiti, che loro da un po' di anni stanno cercando di far riconoscere questa tradizione all'interno cosa, aggiungo io, molto difficile per problemi ben noti che caratterizzano. Per UNESCO, tra due parassite per forme gialle, ne chiami dashmuar forme gialle ne 5 shtete të Ballkanit, dhe kjo forme gialle ne 5 shtete të Ballkanit, zorin e pa, se kemi 300 bartës në Ballkan të evosit e rritje që nga. All'interno di questa grande ricerca che avevano fatto sostegno, diciamo, di questa tradizione dell'UNESCO, hanno fatto una ricerca molto estesa, trovando in varie aree dei Balcani relative sempre a questa tradizione più di 300 cantori che ancora oggi sono in grado di cantare questa tradizione, quindi una tradizione vivente ancora. Oggi ascolteremo i Zelesi, che credo, non solo a mio parere, è uno dei principali, sono i più principali, però parliamo di un fenomeno che è veramente molto esteso. Un gap William Tim, materiali e bledur është edhe incisuar në gjitha forma dhe metodologjin më të përparuar shkencore të kohës dhe sasia tyre është 15 vëllime materiali. Ecco, tutta questa grande raccolta che loro hanno fatto è stata fatta con delle registrazioni sul campo, quindi anche qui torniamo un po' al metodo che vedevamo prima anche a proposito di Perry Lord, e ha portato ad un totale di totale di 15 volumi, quindi stiamo parlando davvero di una grande quantità di materiali fissati per iscritto di questa tradizione. Da tras candere ti përshëndesë dy bashkëtorë të jashtëm të projektit, pra profesor Nikola dhe profesor David Elmer nga Universiteti i Harvardit. E io e David, io e professor Elmer siamo, come dire, un po' i corrispondenti esterni anche di questo progetto, come esperti che voi diciamo ci confrontiamo. Unë të përfondoj për të lanë në për diskutimi me studiët të vjetë pyetje për qështje, falenderoj për me. Ecco, lui è molto contento, chiaramente ringrazio dell'attenzione così diciamo di questa breve presentazione che ha voluto fare, naturalmente è a disposizione dopo per eventuali domande in seno alla discussione. Grazie e andiamo avanti con una presentazione da parte del professor David Elmer, che è a Harvard University e che ha il merito di essere sia ellenista, cioè grecista, che comparatista, e di essersi occupato appunto della continuare a occuparsi della collezione di Perry e Lord, e adesso ci dice qualche cosa sia sulla natura della collezione sia di quello che era l'intenzione di Perry e Lord quando all'inizio degli anni 30 si sono recati in quelle aree e hanno rivoluzionato il campo degli studi comparatistici, ma anche della reinterpretazione dell'epica greca attraverso questi studi. Thank you. I would like to begin, as Professor Cingano suggested, by saying a few words about the project of Milman Perry and his student Albert Lord. In part because I'm told that
We have with us today a class of students from a local high school who are learning about Homer at the moment and the Homeric poems. So I'd like to frame my remarks in those terms. Milman Perry was certainly one of the most important scholars of Homeric poetry of the 20th century, arguably the most transformative scholar of Homeric poetry of the 20th century. He did his doctoral studies in Paris at the Sorbonne, and it was there, on the basis of very minute observation of the texts of the Homeric poems, and in particular observation of the technique of the formula, the verbal phrase which is repeated in various contexts throughout the poem, that he had concluded, and I think very effectively demonstrated, that those poems, the Iliad and the Odyssey, were composed using a technique of composition that could not have been the creation of any single individual. In other words, a technique of composition that was a traditional technique of composition developed over a very long time, centuries most likely. Bene, mi limito a riassumere Milman Perry. La storia sua della famiglia Perry sarebbe degna di un racconto epico. Comunque Milman Perry è stato uno studioso di importanza fondamentale nella innovazione degli studi dell'epica omerica e ha iniziato a occuparsi di queste cose quando è andato alla fine degli anni 20 a Parigi in seguito a un interesse che aveva già manifestato su alcuni problemi della dizione omerica che lo affascinavano. Di conseguenza è andato tra l'altro a studiare una scuola molto famosa all'epoca di linguisti e la prima conclusione che ha tratto è che l'epica omerica non poteva essere il prodotto di un singolo rapsodo, cantore, aedo, per quanto competente, ma che dietro a questa versificazione che noi abbiamo scritta c'era il peso di una tradizione che durava da secoli. The traditional technique of composition that Perry described has a very distinct aesthetics and requires, from Perry's point of view, requires a way of reading, a way of understanding the poems that differs fundamentally from the way one reads or understands a poem composed in writing by a literate poet. E la sua, una delle sue intenzioni principali è stata che la ricezione del testo omerico, le modalità di composizione e di ricezione avvenivano su coordinate che non potevano che essere molto diverse rispetto a quella che è il nostro modo di leggere un testo, ovvero la lettura non aveva ancora nulla a che fare con questo. And so at the conclusion of his doctoral studies in Paris, Perry felt it was necessary for him to observe and document a living tradition of epic poetry in order better to understand both the technique of composition itself, the technique of the formulas, and the distinctive aesthetics of such a poetry. Quindi ha tratto la conclusione che fosse assolutamente necessario misurarsi, confrontarsi con una tradizione tuttora vivente di poesia epica orale in modo da capire meglio i meccanismi di questa composizione sulla base anche di una grande sensibilità estetica, di una grande percezione del testo, dei meccanismi della composizione che aveva acquisito grazie alla scuola linguistica parigina. And so he conceived the idea of undertaking a field expedition. In fact, the territory of the former Yugoslavia, where he did his field work, was not his first choice. Initially, he wished to travel to the Soviet Union to study Kyrgyz epic poets, but was unable to obtain a visa for those studies, and so instead found himself in Yugoslavia. Di conseguenza ha preso la responsabilità di recarsi sul campo per verificare
meccanismi appunto di una tradizione ancora vivente di recitazione di poesia epica. Il suo primo obiettivo in realtà non era quello di andare in Jugoslavia, voleva cimentarsi con le tradizioni molto ancora molto presenti della in Russia, dell'area intorno a Kirghisi. Ma come sapete all'epoca la situazione politica, non solo politica, in Russia era piuttosto in fermento e quindi non era riuscito a ottenere un visa per potersi recare in Russia. Questo l'ha spinto quindi a indirizzarsi in un'altra area. But in fact, this was a very fortuitous turn of events, because the tradition that Perry found in the area of the former Yugoslavia is remarkably similar in many ways, though not all, to the Homeric poems. And once engaged in his fieldwork in Yugoslavia, Perry was able to study in detail a technique of composition in performance. E in effetti questa scelta forzata, questa seconda scelta dettata da contingenze storiche, si è rivelata felice, perché è riuscito a studiare una tradizione orale che è apparsa molto vicina a quelle che potevano essere le modalità di recitazione dell'epica omerica, e diciamo, il nucleo di questo si realizza nella cosiddetta formula composition performance, cioè composizione nel corso dell'esecuzione, della recitazione del canto. This phenomenon of composition in performance is, I think, really at the heart of the theme of today's seminar, il testo e la performance. The phenomenon of composition and performance means that, in effect, there is no fixed verbal text for the song being performed, but the verbal text, the words of the song, are composed in the process of performance. And it is precisely the technique of composition by formula that enables the performer to construct the song as a work in progress, if you like, as something produced in the moment of performance. La caratteristica della composition performance è nel fatto che non viene affatto dato per scontato un testo codificato, un testo fissato parola per parola, piuttosto che la composizione avviene nel corso della recitazione attraverso tutto un bagaglio fatto di formule, cioè di unità espressive che hanno la stessa che sono unità espressive della stessa lunghezza metrica, che possono essere dislocate in sedi diverse all'interno del verbo. Composition in performance implies a very distinct and distinctive kind of textuality, something very different from the textuality of a written poem. And it implies at least two differences between the orally performed epic and a written poem. One is that there is no fixed text in the case of such a tradition. Every performance will have differences in the verbal text, sometimes more significant, sometimes less significant. Often the differences are a matter of expansion or compression of particular moments in the song. That's the first difference. Una delle prime differenze quando si parla di textuality, che tradurre come dimensione testuale del testo recitato, sta nel fatto che ogni composizione in performance è diversa dall'altra. Questa diversità può essere dovuta al lessico oppure alla occasionale espansione o compressione del testo recitato, che ovviamente genera modifiche.
And the second very important difference when we speak of the textuality of an orally performed song concerns the remark of George Herzog, which Professor Scalfari showed us on the screen a few moments ago. In the case of a tradition of composition and performance, the structure of the song, the meaningful structure of the song, is a matter not just of the verbal text, but in fact of the performance as a whole. And the ability of the performer to shape not just the words, but the melodies and rhythms of the song are fundamental to the ability of his or her audience to understand, to make sense of the song and of the meaningful connections it creates. Uno degli elementi fondamentali di differenza sta anche in quella definizione che abbiamo visto prima sullo schermo, data da Herzog, che introduce l'elemento musicale come possibilità di differenza in senso positivo, di variazione rispetto alla dimensione recitativa, e quindi la performance epica va vista nella sua interezza a seconda anche del rapporto che si stabilisce tra questi elementi. This is, I think, an extremely important point. It has consequences for example, for how scholars approach the creation of a written transcription of such a performance. Since the non-verbal elements of melody, rhythm, etc., are really fundamental to the structure of the song. In a written text, one might use techniques like punctuation or paragraphing to indicate important features of the structure. But in a performance medium like this one, the nonverbal aspects of the performance take the place of such structuring elements. Un elemento fondamentale sono gli elementi non verbali, ovvero quella combinazione di ritmo, anche intonazione musicale, melodia, eccetera, che interagiscono con le parole recitate, con la dimensione verbale. And I think maybe I'll just make one final remark or set of remarks concerning the path that led Perry and Lord from their initial work with Slavic-speaking singers in the former Yugoslavia to their work with Albanian-speaking singers. In the region of Novi Pazar in southern Serbia, Perry found a number of bilingual singers, such as Salih Buljanin, singers who were ethnically Albanian and who spoke Albanian, in some cases performed songs in Albanian, but also lived alongside Slavic-speaking populations and spoke a language which they ordinarily referred to as Bosnian and performed epics in this Bosnian language. Uno dei dati più interessanti e innovativi della spedizione di Perry si è trovato a confrontarsi con poeti epici che erano effettivamente bilingui, cioè che rilevavano sia la lingua albanese che la lingua delle aree confinanti di origine invece slava, e questo ovviamente bilinguismo creava potenzialità e dimensioni espressive diverse. This phenomenon of the bilingual singer was something very interesting to Perry as a Homerist. Perry was very interested in the linguistic history of the Homeric text, the existence of evidence in that text that the Homeric poems had been transmitted from populations speaking one dialect of Greek to another dialect of Greek, and that the poems had undergone a kind of transformation in that process. In reazione alla recitazione dell'epica omerica, quello che colpì Perry era la possibilità di creare un'analogia tra il bilinguismo di questi cantori epici e il fatto che l'epica greca era soggetta a una citazione in origine
originariamente nei vari dialetti che compongono la lingua greca in epoca arcaica. Quindi c'era la medesima polifonia, diciamo, linguistica. So Perry felt that in the case of these bilingual singers, he could observe a phenomenon which, in some sense, was important to the history of the Homeric text, namely the diffusion of an epic tradition across linguistic boundaries. And he was therefore very interested in trying to understand from his fieldwork how the material of an epic poem could move from one language to another. In particolare, quello che interessava Perry era la possibilità di diffusione attraverso il possibile bilinguismo di una tradizione epica attraverso, oltre, diciamo, i confini dei singoli dialetti. Now, Perry died very tragically just 3 months after returning to the United States from his field work in Yugoslavia, and so was never able, in fact, to synthesize the results of his field work and to really make sense of it in the context of his larger project. Sfortunatamente, Milman Perry è morto pochissimi mesi dopo il suo rientro dall'esperienza sul campo in Jugoslavia. Quindi una conseguenza è che noi abbiamo questo immenso materiale, ma non è stato possibile a Perry mettere insieme e meditare, riflettere su tutta questa, più pacatamente, esperienza che aveva condotto sul campo in Jugoslavia insieme, a un certo punto, anche con Albert Lohr. The task of synthesizing the results of his fieldwork fell to his student and collaborator in his fieldwork, Albert Lohr. And it's very interesting to note that one of the first projects that Lohr undertook after the death of his mentor and teacher was the 1937 expedition in northern Albania, which forms the core of the materials we've been talking about this afternoon. One of the things certainly that interested Lohr and that drew Lohr to northern Albania was the possibility of understanding better the diffusion of epic traditions across linguistic and geographic boundaries. But I think he was also very much interested in the specific qualities of the Albanian tradition itself. Pochi mesi dopo la morte di Perry, Albert Lohr è tornato sul campo, questa volta andando nel nord dell'Albania, muovendosi nel 1937, quindi pochissimo tempo dopo la morte di Perry, per indagare di nuovo la possibilità di cogliere il senso comune in questa diffusione di tradizioni epiche in regioni vicine, ma con competenze linguistiche diverse. And I think I will conclude my remarks there, and perhaps we can have a broader discussion about some of the points we raised. Thank you. Qui finisce la sua prima esposizione. Io sono un semplice grecista, non sono un comparatista, ma è chiaro che, a parte il fatto che ho avuto il privilegio e l'onore di incontrare in un paio di occasioni, di passare tempo con Albert Lohr qualche decennio fa, ovviamente sono estremamente stimolato, occupandomi di poesia epica, da quello che è stato detto, da quello che ascolteremo, dal contenuto di quello che ascolteremo, e non posso che rivolgere delle domande alle quali risponderanno i colleghi qui presenti, che riguardano tutta una serie di temi. Innanzitutto, e qui devo passare però all'inglese, I'll switch to English now. What I found particularly interesting is a number of topics, such as, first of all, the fact that epic poetry, from what we also saw from pictures, could be performed
with different musical instruments, or else with proper musical instruments such as the one stringed instrument we saw, but we also have pictures of bards, of singers who were performing while holding a basic staff in their hands, so which points towards a different kind of performance, not as much a sung performance, but rather a more recited performance. So that's one point which reminds me of what happens with Homer, because whenever we read Homer in Iliad itself, we have two ways of naming the performance. Homer uses, as in the very first line of the Iliad, meaning aeide, the verb aeide, which points towards singing, but the other verbs that you find in Iliad and also in other epic poems are closer to recitation, such as legein and nepein and nispein, and therefore, if we read Homer, we also can imply a double tradition, two different ways of performing epic poetry. That's another, maybe one of you can already reply to my question. So la domanda che ho fatto è che vediamo attraverso le fotografie, attraverso quello che è stato detto, che in questa epica albanese ci sono due modi di accompagnare strumentalmente la recitazione, uno strumento a corde ovviamente musicale o anche la semplice scansione con un bastone, e questo troviamo anche ad esempio nell'epica greca, e lo troviamo anche rappresentato nei vasi, dove abbiamo sia la figura del rapsodo che scandisce vestito sontuosamente con un bastone il tempo, ma abbiamo anche la figura del chitarrista, cioè del cantore che si accompagna su uno strumento a corde, che tra l'altro è multicorde, quattro corde oppure sette. Quindi chiedevo se ci sono delle analogie riguardo a questo. I'm sure Professor Scaldaferri has more interesting things to say than I, but I would say that there is some interesting variability in the method and manner of performance among the singers documented by Carey. Many of them, in fact, were not able to both recite and sing. So Perry was frustrated early on in his fieldwork by the assassination of King Alexander of Yugoslavia in 1934, in November, I believe, in Marseille. An event which resulted in a ban on singing in Yugoslavia. As a sign of mourning, all singing was banned in the country. Now imagine this, you are a scholar who has convinced your university to give you a very considerable sum of money to go and make recordings of singers. And some 2 months after your arrival, no one in the country is permitted to sing any longer. It was a major setback for Perry's field work. He resolved then to try to work around the setback by asking the singers to recite their songs for him. And many of them had quite a bit of difficulty in doing so because it was not a manner of performance that they were familiar with. They were in many cases able to do it by handling the musical instrument that they usually use, that is, pretending to play the gusle, as they called this instrument, but without actually playing it, and in that manner were able to give a recited performance. But I think this obstacle that Perry faced is in many ways very significant for us, because it has, in part, revealed very interesting differences between what happens with a sung text and what happens with a recited text. In risposta alla mia domanda, ha citato un caso in cui circostanze esterne hanno modificato la modalità di performance, perché dopo l'assassinio di un membro della famiglia regale Macedo nel 1934, quando Perry era proprio sul campo, desideroso di registrare queste
tradizioni cantate, in segno di lutto, i cantori hanno cessato di utilizzare il canto e sono passati a una modalità di recitazione del testo, e questo implica ovviamente delle modifiche non solo nella performance, ma anche, diciamo, nell'intero blocco narrato. E questo fatto, insieme alla finzione che ha accennato di tenere in mano uno strumento ma limitandosi a recitare, è una di tanti esempi, penso, di diverse possibilità di esecuzione, in questo caso proprio dettate da una precisa circostanza storica negativa per Perry, ma positiva al tempo stesso, perché l'ha messo a confronto con una certa flessibilità di novità. Thank you, we can tell you something more about the presence of the instrument, but starting from the case I was playing before, studying pianin, switching between singing and reciting, actually is completely repetitive. The meter, this is quite a crucial topic. So when he's singing, he's using one structure, when he's reciting, he's switching to another one. I was making the example, think about the Divina Commedia by Dante. You are reprocessing it in autosyllabic lines. So this is an idea. But about the instrument, this is it's a very important topic, because the role of the instrument basically is to give a kind of melodic support to the voice. Or for many years, the scholars thought that the instrument was playing a melody. However, from different results from research, and also from research that we did recently, we realized that it's not just giving a kind of melodic support to the voice, but there are other elements which are very important introduced by the rhythm. So we have the melody, but we have the rhythm. And the second very important element is the presence of the body. For the singer, it's very important to make a movement with his body. So we have a kind of embodiment of the song. He's memorizing, and to help the memorization or the composition or in performance, walk. So he was walking through the mountains without the instrument, singing or reciting, and keeping the rhythm with his walking rhythm. So in this case, we can understand how the movement is very important, not just playing a melody, but also keeping a movement as a support of the memorization or the creation, the creative performance. So let's see this fragment of Isa walking in the mountains. So you can see that he's really keeping the rhythm, walking. So, piede metrico. It's clear. So it's not only a matter of melody, but it's a matter of rhythm. It's a matter of body and embodiment. And just playing the last portion when he's just walking around the house. Ishte plaku me veti i thonë, t'lumin Zotën kryq bejbon, si kon ti e si kan thonë, Haliloga py vetë është, Haliloga ka me kjenë, dere sherit ata jonë. So we have the rhythm and the movement of the body, which is a kind of path that is following to create the creation of the lines. Very shortly, in Italian,
Penso sia stato chiaro, non è solamente una questione di strumento, lo strumento è importante dal punto di vista melodico, però a un certo punto, andando oltre in questa ricerca, si scopre che ci sono altri elementi. Il ritmo forse è più importante della melodia e soprattutto è importante il movimento del corpo. La cosa forse più importante per Issa quando canta non è tanto doppiare con lo strumento la sua voce, ma fare un movimento ritmico che lo aiuta nella memorizzazione o nel creare una struttura ritmica che gli consente di inventare o reinventare il verso. Questo crea una sorta di binario lungo il quale scorre la sua performance. Questo esempio che vi ho fatto vedere adesso è il caso più eclatante, perché lui dice: ok, non uso lo strumento, va bene, però io cammino, allora me la faccio tranquillamente. Ha fatto tutto il canto di Halil, un'intera mattinata, camminando senza lo strumento. Quindi forse più che lo strumento è importante il movimento, il ritmo. Thank you. What you just said and also the tone of discussion suggests three more questions I have. One concerns what you just said about the possibility of switching to another meter, something which, as we know, doesn't happen at all with Homeric poetry, epic poetry in general. Mainly quoting Homeric poetry because, as you know, these are the only preserved texts that we have. In Homeric poetry, epic poetry as well, the only meter you have is the hexameter, so there's no way to switch to another meter. Maybe I'm asking, you could switch to a different pitch. You could create a different articulation of the recitation through bypassing to a different mode, but you couldn't change your meter. The second question I have regards the picture that you showed us, and the picture was the procedure of dictation of a text. There was someone sitting at the table and writing down the text, whereas there was another person who was dictating, reciting, therefore dictating the text. And I wonder if you have any suggestion as to the mode of dictation of texts which were far more in standard, such as Greek epic poems, most of all the Iliad and the Odyssey, which by themselves total 27,000 lines and which are defined as monumental poems. So how could such a process of fixation through writing have taken place? My third question concerns another possibility, that is the interaction we just saw through the example you made of the assassination in 1934, which triggered a different mode of performance. Is there any example of interaction between the singer and the audience? And there I start from Homer, Odyssey, Book 8, where the third performance of Demodocus is triggered upon request by Odysseus himself, who asks Demodocus, he says, metabethi, move on to a different theme of song, and the theme of song is suggested by Odysseus himself. That's a very tricky question, because what Odysseus asks Demodocus is to sing about the wooden horse, which was proved the final victory and conquest of Troy. So Odysseus is asking a new theme of song to which Demodocus has to adapt his own skill and competence. Is there something similar happening with the poetry you're more familiar with, Albanian poetry? Ho chiesto tre cose, forse esagerando nel numero, e la prima cosa riguardava il fatto che nella poesia epica greca non c'è la possibilità, sottolineata da Nicola Scaldaferri, di modificare il metro o di passare a un altro metro. C'è un metro fisso che è l'esametro, in cui può variare la lunghezza grazie all'uso di spondei o di dattili, ma non può assolutamente variare il metro. Quindi questa è una differenza da tenere presente. La seconda
questione proposta è quella della monumentalità dei poemi omerici, quindi di una lunghezza enorme rispetto non solo alla poesia di cui stiamo parlando, ma anche agli stessi altri poemi epici greci. L'Iliade e l'Odissea insieme totalizzano più di 27.000 versi, e quindi l'Iliade più di 12.000. Noi sappiamo che gli altri poemi. Guardava, abbiamo visto modalità di interazione di una circostanza esterna, l'assassinio di un personaggio politico che ha modificato la performance da cantata a recitata, se esistono anche possibilità di interazione tra il cantore e l'uditorio, così come rappresentato nell'ottavo canto dell'Odissea, dove la terza performance epica di Demodoco non avviene per scelta dello stesso Demodoco, ma avviene su richiesta precisa di una persona dell'uditorio. Questa persona è niente proprio di meno che Odisseo, che pone una richiesta molto insidiosa a Demodoco, perché Odisseo gli chiede di recitare l'episodio del cavallo di Troia, del cavallo di legno inserito dentro il muro di Troia. Dove sta l'insidia? Sta nel fatto che Odisseo è stato un protagonista, quindi può anche verificare, diciamo, la competenza epica di Demodoco essendo testimone del fatto, e gli chiede proprio di cambiare e passare. Quindi qui abbiamo un altro tipo di competenza che deve essere dimostrata, perché Demodoco recita non di propria scelta. I can tell something about the second and third point, but before I just want to take something that Professor Nersidi was giving me about the idea of the instruments, because it, just pointing out that I was mentioning in the research that they did about the project about the Krasniki in different parts of the Balkans, and they found different ways to perform. We had Rauda, we have also the Sharki, which is the other instrument, the root that will be played later by the musician tonight, and even without instruments. So we have really a big variety. Many other things that the professor commented. So it seems that really maybe the movement and the rhythm is really crucial, more than the instrument itself. So all these documents are already published by Professor Mezzini, so we can compare to. About your questions, maybe just 2 points I would like to answer after I translate. One is the idea of, yes, the idea when they are dictating is a different way to collect. We have a big difference. When you take a text under dictation, it's different than recording the text and making a transcription. In all the material that I have seen related to the Albanian materials, but also from my personal experience of research, when you take under dictation, texts can be more elaborated because the singer stops, dictates, if you wait, and you think about the next line. So in general, the process of the dictating a song as a result a more structured written text. On the contrary, usually we have shorter songs when you are just making some recordings. So maybe something taken under dictation is something closer to the idea of big text or who can lead to a kind of monumentality. Maybe David can do something about it. I want just to tell one very important point about the text that we will discuss later in the concert, because you will see the text in the screen, so you can listen and follow the story of Avin. Actually, this is the result of 2 different versions that I recorded by Isadesi and I combined it. So it was a kind of reconstruction. I discussed with Isa, and when I asked Isa, okay, Isa, you will perform this song, he told me, maybe I promise you to perform the 80% of this song, but I don't know about the rest of the 20%. Because one important point is the interaction with the public. So when I'm sitting and I have people listening to me, I look to them. So I receive some indications, maybe they are bored, so why I can continue to sing. So the idea of the interaction with the public is absolutely important. This is really a crucial element when you are dealing with the living performance, with the living epics. Very quick
translation. Molto brevemente, prima ho citato una risposta del professor Lesi, diciamo, alla domanda di strumenti, per cui ha un'intera lista di possibilità, diciamo, di eseguire dei canti epici. Quindi io prima gli faccio vedere la camminata, lui dice guarda che cercati un sharky, eccetera, eccetera. Quindi questo ci porta ancora alla questione che probabilmente il ritmo, il movimento è più importante che non lo strumento in sé. Sulle questioni sottolineate invece dal professor Cingaro, io sono soprattutto due punti che mi toccano di più. Una è la faccenda della raccolta di un testo sotto dettatura rispetto alla registrazione, perché molte di queste testualizzazioni, comprese anche in gran parte del lavoro che ha fatto il professor Lesiri e tantissimi studiosi, è stato fatto sotto dettatura, ma anche parte della ricerca di Lord. Allora, solitamente raccogliendo un testo sotto dettatura c'è modo di elaborarlo meglio. Il cantore detta un verso, non sta cantando, sta recitando, io lo devo trascrivere, quindi c'è una sfasatura tra i tempi di scrittura e i tempi di recitazione. Questo consente al cantore di pensare meglio e a me di scrivere meglio. Quindi il testo raccolto sotto dettatura è più elaborato, forse è qualcosa di più vicino anche all'idea di monumentalizzazione del testo medico. Questo poi dirà qualcosa David. Secondo punto, l'interazione è fondamentale. Quando un cantore è da solo lì di fronte al pubblico, lui guarda il pubblico e quindi di conseguenza si fa suggestionare. Non è possibile prescindere dall'interazione con il pubblico. Una osservazione sul canto che ascolteremo stasera, il canto di Harim, è nato dalla combinazione, voi vedrete scorrere i titoli, quindi voi sentirete i cantori, ma voi vedrete anche i titoli del testo. Però lui sta, come dire, improvvisando. Allora, per arrivare a quel testo scritto, quella è una forma di testualizzazione che è nata da due diverse versioni di un raccolto discusso col cantore, siamo arrivati, diciamo, a individuare una sorta di schematico. Quando oggi gli ho chiesto, Isa, tu cosa canterai? Allora lui ha detto, io ti prometto che canterò l'80% di questa cosa, il 20% non lo so perché dipende dal pubblico. Se io guardo che qualcuno ce la faccia addormentire, probabilmente io taglio e vado avanti. Se invece vedo delle facce belle allegre, aggiungo versi che tu non hai, quindi potrebbero esserci degli spazi neri e sentite lui che continua a cantare ancora per un'altra mezz'ora. I'd like to respond to Professor Cingano in part by responding to Professor Scalfari. One remark you made concerned the way the singer we'll hear tonight, Isa Vesey, interacts with his audience by watching them, by seeing, gauging how they're responding to the performance, by making eye contact with members of the audience. There's a very striking difference here between that kind of interaction and what you see in the scene of dictation here on the screen, where the performer, if you like, and his audience, the scribe, are not looking at each other at all, but are instead looking jointly at the text that they are producing. So I would say, first of all, that while dictation can indeed produce, in some ways, a more elaborate text, it is also a text that reflects, I would say, a lesser degree of involvement between the performer and his audience. But it is true that a more elaborate text can be created by means of dictation. And certainly Albert Lord believed that a monumental epic song, such as the Iliad or the Odyssey, was most likely created by means of an act of dictation, much like this. Perry and Lord did collect, in fact, by dictation, an epic song that had in excess of 12,000 lines, so roughly comparable in length with the Odyssey. I would say, and this is, I think, maybe a topic for Professor Cingano and I to work out amongst ourselves. I prefer to think of the creation of the text of the Iliad and the Odyssey as involving, let's say, more than just one single event of dictation like this. So I think it's a more complex process than simply sitting down with a scribe and with a singer and transcribing his words. You had also asked, perhaps you want to translate some of those remarks. Sì, quest'ultima cosa che ha detto riguarda appunto la sua idea che
agree to buy what you just said, cioè il fatto che il processo di scrittura sotto dettatura di un'opera monumentale come quello America, a suo avviso, è avvenuto in una pluralità di sessioni, non in un'unica seduta e una volta sola, e ovviamente è un fattore che conta, che è importante, che permette di, diciamo, distendere sotto un arco di tempo, di occasioni, quella che è una notevole differenza in termini di lunghezza. Ha poi sottolineato il professor Elmer che attraverso quell'immagine noi notiamo una molto diversa forma di empatia rispetto a quella del eye contact, cioè di una performance orale con un pubblico emozionalmente coinvolto. Abbiamo due protagonisti unici, in una dimensione diciamo molto più ridotta, che hanno entrambi più o meno l'occhio sul testo, cioè non c'è questa cosa ferri. The flexibility of writing you are assuming can possibly be better understood in these past centuries, but I wonder what was actually happening with someone writing on papyrus, or was he given a chance to modify what he was writing, expanded it? I doubt it. E ho detto che riguardo alle modalità di scrittura di un testo dettato, tendo a pensare che in effetti una trascrizione del testo dell'Iliade, dell'Odissea o comunque di qualsiasi poema epico lungo greco nel V secolo, VI secolo a.C. fosse comunque limitata dal problema materiale, cioè il testo, il papiro o qualsiasi altro materiale nel quale lo scriveva, ovviamente ne limitava la disinvoltura con la quale un scriba alfabetizzato pienamente nel XX secolo trascrive un testo. Bene, adesso noi lasciamo spazio alle domande eventuali da parte del pubblico. Volevo solo sottolineare una cosa, cioè in anticipazione a quello che vedremo perform, avendo letto il testo, che altri punti, sto parlando a un pubblico che immagino più ferrato nel campo per tradizione scolastica dell'epica greca che in quello dell'epica albanese, e il dato interessante dal punto di vista folclorico dei temi recitati è che questo poema che ascolteremo, quello delle nozze di Khalil, vede protagonisti due fratelli, e anche in questo caso ci sono motivi di riflessione, perché nell'epica greca molto spesso le imprese eroiche sono effettuate da una coppia di eroi, che possono essere due fratelli, come nel caso canonico di Agamennone e Menelao, che agiscono insieme, ma anche i fratelli di Elena, gli Dioscori, i due gemelli Castore e Polluce, agiscono come coppia. Nello stesso modo, quando Teseo scende nell'Ade per rapire Persefone, scende in compagnia di Pirito, un altro eroe suo amico. Pirito l'aveva aiutato a rapire Elena, quindi anche in questo caso abbiamo una comune azione di rapimento, così come un rapimento, quello che vedremo recitato tra poco. Un ultimo esempio è quello di un altro rapimento, il rapimento finale, diciamo, di Elena da parte di Paride, il quale sappiamo dalle fonti antiche in cui l'impresa era accompagnato da Enea. Quindi ci sono infinite possibilità, diciamo, di stimolo nel confronto tra queste due culture. Adesso, se ci sono domande da parte del pubblico, noi abbiamo ancora relativamente un quarto d'ora, quindi sono molto benvenute. L'unica cosa, dovete venire a parlare qui, perché altrimenti non vi registriamo. Avrei delle domande, ma intanto, mentre, diciamo, il resto del pubblico prepara le sue, lascio molto volentieri a loro di fare le domande. Volevo però aggiungere una cosa che mi sembra importante, che non è stata ben esplicitata, se ne è parlato, e che fa parte di questo progetto che abbiamo pensato, voglio dire,
faremo e stiamo pensando di fare anche una pubblicazione, un DVD con questa performance. E adesso noi andremo allo Squero e noi vedremo questa epica sottotitolata. E ci sembrerà, perché il lavoro di Nicola è stato eccellente, ci sembrerà qualcosa di normale. In realtà non lo è affatto, perché sottotitolare un poema epico con tutte le implicazioni che abbiamo visto che questi relatori hanno così ben rappresentato a proposito della performance, dello stile formulaico, della interazione con il pubblico, della creazione, della composizione in tempo reale, rende la sottotitolatura una cosa invece molto raffinata e molto complicata. Quindi la vorrei sottolineare, questo lavoro, come un lavoro scientifico e di ricerca, e non solo, diciamo, come una facilitazione alla comprensione del testo, cosa che anche è, naturalmente, e di questo sono molto contento, perché è un esperimento, diciamo così, che noi stiamo facendo e che mi sembra pienamente riuscito, ma lo giudicherete anche voi più tardi, vedremo che cosa succede. Ecco, solo questo. Una domanda molto, penso, facile, perché abbiamo detto che i poemi omerici usano solo l'esametro, mentre invece tu hai fatto un esempio in cui il cantore, passando dal cantato al recitato, cambia il metro. Ci sono dei metri dedicati oppure la varietà dei metri è infinita? Tanto rispondere, credo, questa cosa, grazie alla domanda, grazie a Giovanni, diciamo così, di questa rilievi sulla sottotitolatura. Effettivamente tutto il progetto, c'è da dire, è nato attorno a questo punto. Proviamo a vedere cosa succede oggi, proviamo a rimettere, come dire, in un contesto performativo un poema epico, questa lì è nato tutto. Quindi effettivamente come presentarlo è stato veramente la sfida più grossa, e vediamo cosa ci verrà dopo, ripeto, ecco, vediamo come reagisce anche Isa, soprattutto. E la questione del metro, sì, almeno in questo caso, io posso parlare solamente di questi casi qui, poi chiaramente perché ogni lingua ha delle situazioni sue, ci sono dei metri abbastanza fissi, assolutamente non ci piove, su questo c'è una rigidità, una notevole, anzi già questo passaggio tra un decasillabo e un antonario, qualcosa che a monte completamente schema, siamo in presenza già di una situazione piuttosto. Però non si va oltre questi due metri, assolutamente. Yes, the question was about the changing of the meters. So, no, volevo fare una domanda riguardo alla tradizione vivente, che, insomma, che è ancora una tradizione vivente, interessante questa cosa. Volevo chiedere un po' un'informazione sul contesto, così dire, antropologico in cui questa performance, questo canto avviene, e in che senso appunto si può dire che è ancora vivente, cioè che tipo di valore viene dato da quelli che vivono qui, quei territori. E anche una piccola domanda agganciata a questa è come viene pensato questo canto da chi lo fa, cioè in che modo viene categorizzato, comunque fruito. Rispondo io brevemente con due osservazioni. Parliamo di tradizioni vivente, un po' l'ha illustrato secondo me molto bene prima il professor Nesiri, quando dice: da una ricerca che abbiamo fatto sono venute fuori più di 300 persone che continueranno ancora di eseguire questi canti su un'area molto vasta, che addirittura, diciamo, dislocata su territori limitrofi, però molto vasti, e che se noi raccogliamo tutto e mettiamo tutto assieme arriviamo a centinaia di migliaia diversi. Quindi in questo caso è proprio il fatto che abbiamo tante persone
in grado di eseguire, in grado di mettere in piedi del performance che, come dire, fa sì che stiamo parlando di una tradizione vivente, quindi qualcosa che non è solamente testualizzato nei libri, ma è qualcosa che noi possiamo ascoltare in una realtà viva come quella che vedremo prima. Tra l'altro ieri quando stavamo facendo le prove c'era uno dello staff che diceva mi serve il leggio, ci siamo guardati un attimo così, dice guarda no, forse non si è capito, se del leggio hai visto, non so, dice cos'è sta roba, cosa serve, non so. Quindi, sulla situazione dei contesti, noi parliamo in questo caso di un'area specifica, che è l'area appunto di Rugova, che è stata individuata sempre un po' grazie agli studi, diciamo, del professor Nesiri, come l'area, diciamo, dove c'è la più alta concentrazione di questi cantori. È una situazione un po' particolare, perché in realtà non c'è un grande riconoscimento al di fuori. I Zelesi vive in questo posto bellissimo che voi avete visto, io tutte le volte che sono andato lì, metto due giorni ad arrivare, altrettanto a ritornare, tutta una serie di negoziazioni, dove stai, dove ti fermi, dove dormi, lui vive facendo fondamentalmente il pastore e vivendo, diciamo, un po' di agricoltura. Quindi non c'è un grande riconoscimento, anche perché le occasioni per eseguire queste cose oggi non sono così frequenti. Quindi, diciamo, una delle sfide anche del professor Nesiri, che sta cercando di inserire questo discorso nel contesto dell'UNESCO, è proprio questo, cioè far prendere coscienza anche del valore, dell'importanza di questo corpus di materiali, quindi avere un riconoscimento molto più ampio di quello che è vissuto a livello strettamente locale, che è, come dire, confinato in queste aree molto suggestive, però anche molto isolate. Se vuole aggiungere qualcosa, perché lui è quell'esperto. Molto indietro nel tempo, Sana, Ora, che sono, diciamo, delle
personalità magiche, diciamo figure dei semidei, ci sono dragoni, ci sono i cavalli che parlano la lingua delle persone che riescono a comunicare, ci sono questi due personaggi, lui e Harigi, appunto i due fratelli di cui parlava anche prima il professor Cingaro, cioè gli esempi che lui sta facendo in qualche modo indirettamente stanno rinforzando l'idea di una tradizione, secondo la sua lettura, anche molto antica, che ci riconduce proprio alle cose che diceva prima il professore. Quindi un'epica vivente concentrata in quest'area con una caratteristica specifica anche di contenuto che è data dalla presenza di elementi leggendari molto antichi. Tentativi të kësaj epike dhe përveç legendaritetit është fantastikja, pra pa të vërtetëria epika legendare nuk ndërtohet atë. Dhe kjo vazhdan jetën e vetë, pra në Kazan, në Balkanin, në Kosovën Shqiptare dhe një herë, pra janë për 300 vartës të kësaj tradite, pra qoftë në vendim, qoftë në tregime vojore. Perché c'è un elemento fantastico in generale che dice che è importante all'interno diciamo, di questa tradizione che ribadiva un po' le cose di prima, individuato in quest'area molto bassa, soprattutto insiste su questi, qui si chiama i 300 portatori, usa proprio il termine portatore della tradizione, diciamo, in parte c'è qualcuno che è un termine che proprio ha ripetuto più volte, quasi a sottolineare il fatto che alcune persone si fanno carico, diciamo, ecco, di reggere il peso di questa tradizione e appunto stasera ne ascolteremo un paio. Nëse shtrohet pyetja, cila është perspektiva e epikës heroike legendare, pra në rastin konkret e posit të shnebe, unë mund ju them se edhe këtë e pos do të apres fati i e posëve të mëdha të Evropës, si që është e posi një belomët e Gjermanë, pra e posi kamërët e gjestët, apo e shanson një gjestë, të franceset dhe të posëve të tjera heroike. Mirë po, ka dashur fati që Europa ketë një pos endë të gjallë pra dhe në mundësi për parasitje në UNESCO, si formë e gjallë, si formë librore dhe si formë tjetër në thanë arkivore. Saksisht, shqiptarët kanë rrëth 90 vëllime materiale, fatisisht, jo të pëtuar 90, janë më kanë. Pra rrëth 90 vëllime që bëjnë rrëth 600.000 vargje. Forse avete colto, lui diciamo faceva questi collegamenti ad altre tradizioni epiche di Bellunghi, sul De Gest, quindi dice questa come dire, a pieno titolo si può inserire all'interno di questa grande famiglia di tradizioni epiche europee, secondo lui questa è la sua lettura, dice questa della lingua albanese di quest'area specifica, è quella che ancora oggi però presenta questi tratti diciamo, di tradizioni vivente che noi possiamo soprattutto cogliere su tre diversi livelli, dice c'è un livello di oralità che è ancora vivo, c'è un livello anche di testualizzazione, perché esistono ormai già tanti libri, e c'è un discorso anche di archivi, molti archivi che sono stati composti con questi materiali che in parte aspettano anche di essere valorizzati. Sì, ho una domanda che è conseguenziale a quello che stavate dicendo. Ci potete dire qualcosa sul passaggio generazionale e sull'età di questi cantori? Perché Isa è una persona anziana, quindi dobbiamo anche immaginarci un panorama in cui l'eredità è in qualche maniera trasmessa. Come? Sempre collegata, che era già la domanda precedente, anche la funzione in questo momento di questa tradizione vivente. Quindi ho queste due o tre questioni. Mosha e cantare non perduta in Brese, Isis, c'è anche in Brese, in Paio, in Minetra, forse in Assali, c'è anche in Centrale, ndër më të mirë që i temi në Kosovë, ndër më të mirë në Balkanë, por ka edhe mosh të shtyrë, pra mosh më të thellë. Në të thotë kemi edhe mosh i 80 vjeçare, dhe pastaj kemi edhe mosh 60 vjeçare, 50 vjeçare, e kështu me radhë deri në moshat 20 vjeç, në ata pra që kemi kryer ulën time. Pastaj ka edhe 90 mosh që të regojnë, në të thonë interesin që të mësojnë kamerë, e posit në shëndërë.
Allora, a parte questi due che scopriremo stasera, Sam e Isa, sono come dire, due che considero i migliori, e ci sono però anche generazioni più giovani, arrivano anche ragazzi di 20 anni che in qualche modo sono appassionati, quindi cantano anche queste cose. Kova, quando van tocan, natrish, tocan, quando van, ne raste tveçata, ne raste solete, ne gazmete, ne dasma. Po edhe në rastet e tjera, por oda tradicionale, pra veni ku këndoheshin këto, tashma po në fanë për shqiptarët, edhe për dasmën, edhe për gazmendën. Shkakuse, dasmën dhe gazmendën po organizohen në restorante të gjithë. Dhe restorante ma nuk është ambienti ku, dhe i fjallë mund këndohet një këndë e posit e kreshengve, po samë të këndohet 20 minuta, 30 minuta, tjera se në gjatë një koncert të dëgjohet dhe një kantare. Dinamika e jetës, vetë vediu, në më thamë këtyre kambe, ja u barru dhe rapsire, por me gjitha e ndë jetoj. Allora, occasionalmente le tradizioni, i momenti in cui si cantavano, non soprattutto in occasione dei matrimoni, feste di nozze, incontri, festeggiamenti solenni, incontri tra amici, tra persone, particolarmente c'era un luogo specifico delle vecchie case albanesi, cioè dove si eseguivano questi canti. Ci sono delle grosse trasformazioni negli ultimi anni, perché mi fa il caso dei matrimoni, oggi il matrimonio si fa in un ristorante e difficilmente uno va lì con la tuta e canta 40 minuti di canto durante il ristorante. Quindi indubbiamente negli ultimi tempi c'è una trasformazione molto profonda anche proprio legata alle circostanze specifiche. Cosa diceva la storia? Già tutti intimi, ne prete e pensano poi suoi kushtimisht në 5 venet e Ballkanit, është prejku se ka këngëtar të cilët këto këngë nuk i këndojnë, ndonë se i di. Pastaj, në fillim të këti shekullit 21, ka këngëtar që nuk besojnë më në qenje mitike, nuk besojnë në zana, nuk besojnë në orë, dhe do të thotë nuk i këndojnë ta. Qka do të thotë se ajo që ishte një gjendje para 20 vjetësh, në krajinë në rrugorës, nga vjen lautari i Selezi, ku janë shënuar 15 vllime material, tash në 5 shtetet Ballkanit kemi 15 vllime. Do të thotë, për 40 vjet gjendja është rrugur jashtëzakonisht shumë. E ci sono ritenuto queste trasformazioni, lui nota anche degli elementi naturalmente di decadenza della tradizione. Fa due casi, uno che è molto curioso e interessante perché dice c'è stato un fenomeno, per esempio, prima citava gli elementi mitici, mitologici, scusate, di Sana, Ore, eccetera. Dice, sono stati molti cantori, ad esempio, che non credevano in queste cose e quindi hanno a un certo punto interrotto l'esecuzione di certi canti, quindi degli interi repertori in qualche modo sono venuti meno semplicemente perché i cantori in qualche modo non credevano in certi elementi. Fa un esempio quantitativo per farci capire. Nella zona di Rugova, che è appunto il cuore, sono stati raccolti solamente di 15 volumi di testi, tutti relativi a questa tradizione. Le ricerche più recenti invece dice che tutte le altre aree circostanti hanno fatto fatica ad arrivare a una quantità tale proprio perché c'è un impoverimento. Quindi, come dire, le cose vanno avanti, ci sono giovani che continuano, però nello stesso tempo c'è un decadimento in qualche modo dovuto a delle circostanze che si evolvono, si trasformano. Bene, io penso che dobbiamo chiudere qui perché alle 6:30 ci sarà la recitazione in un'altra sede, cioè nel Vittorio dello Squero, che probabilmente tutti voi conoscete, una location splendida, e quindi dobbiamo organizzarci per questa recitazione. Noi ringraziamo il pubblico, speriamo che questa occasione di incontro sia stata utile e stimolante a ulteriori discussioni, e ringraziamo prima di tutto il signor Giovanni Giuliati per l'ospitalità, l'organizzazione, lo stimolo a sua volta. Mi chiedo se ha qualcosa da aggiungere riguardo anche alla... Sì, oltre a ringraziarvi tantissimo perché credo che sia stato proprio una introduzione, un complemento a quello che vedremo dopo, perfetto, con una quantità di spunti che poi ritroveremo anche in quello che ascolteremo. Volevo solo dire che ecco, adesso ci trasferiamo nello Squero, purtroppo non lo possiamo fare subito tutti quanti,
perché abbiamo bisogno di qualche tempo per allestire la sala e per i musicisti perché si preparino, quindi richiede un pochettino di pazienza prima che potremo aprire le porte. Questo concerto comunque lo faremo il prima possibile in modo che si possa accomodare. Il concerto comunque è alle 6:30. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Apriamo sala alle 6:10 con un senatore per prendere un caffè.